Dopo averti parlato nei miei video precedenti delle 5 ferite emotive e averti raccontato le storie dei personaggi che racchiudono in sé le caratteristiche fisiche, psicologiche ed emotive, caratteristiche della ferita e delle maschere che si possono indossare in risposta a quello che è stato un antico dolore, oggi voglio suggerirti qualche esercizio per poter individuare meglio qual è la tua ferita e poi in seguito poterla osservare, accettare e anche provare a cambiare quindi il tuo punto di vista rispetto agli eventi della vita. Benvenuto al mio canale YouTube. Oggi osserveremo insieme gli errori che non bisogna fare e i primi passi pratici per poter iniziare a prendersi cura delle proprie ferite e riconoscere le proprie maschere. Iniziamo subito col dire che è inutile tornare continuamente nel passato, come potessimo scoprire l'origine di tutte le nostre sofferenze. Di fatto sappiamo già che cosa è accaduto nel nostro passato e tentare quindi di fare questa operazione di continuo ritorno con la memoria al passato non ci aiuta ad alleggerire le nostre sofferenze. Sappiamo che per poter fare questo bisogna imparare ad osservarsi qui nel presente per poter fare uno spazio, creare uno spazio interiore dal quale poter attingere le nostre risorse per cambiare ciò che avviene nel nostro presente. Ed è da qui che partiremo, da considerare che è l'errore da evitare è proprio questo continuo rimuginare sul nostro passato. Evita di dare ascolto alle frasi tossiche che girano nella tua mente. Ogni volta che tenti di razionalizzare, di analizzare ciò che è accaduto nel tuo passato per alleviare le tue sofferenze, in realtà non fai altro che alimentare altri pensieri tossici che non fanno altro che fagocitarti in un passato che non esiste più. Evita quindi di identificarti con questo tuo passato, piuttosto immergiti nelle sensazioni, nelle emozioni che stai provando nel momento in cui arrivano questi pensieri e rimani in osservazione e in ascolto, dando così a te stesso la possibilità di non creare altri pensieri tossici. Lascia andare il controllo. Quindi, oltre ai pensieri tossici, sono anche le frasi che ti racconti, il modo che hai di narrare la tua storia, il modo in cui racconti a te stesso chi sei e come sei arrivato ad essere quello che sei oggi. Quindi modificare il proprio linguaggio, le parole che ti dici sono molto importanti, determinano proprio il tuo modo di sentirti e di vedere la tua vita. Tutto ciò che ci accade può diventare un motivo di insegnamento per noi e quindi capire che ciò che ci è accaduto per un motivo e soprattutto che cosa vogliamo fare di ciò che è accaduto. Se lascio andare un po' il controllo e quindi mi do la possibilità di aprirmi a questo nuovo modo di parlare a me stesso, di osservarmi e di raccontare a me stesso la mia storia, probabilmente questo può aprirci a nuove esperienze che nel momento in cui non ci diamo il permesso di fare, ci precludono in realtà la possibilità di crescere e quindi di guarire le nostre ferite. Smetti di parlare continuamente. Spesso quando ci sentiamo feriti, quando ci raccontiamo sempre la stessa storia, quando osserviamo la nostra storia attraverso dei pensieri che sono sempre gli stessi, crediamo che parlare possa alleviare la nostra sofferenza. In realtà parlare sempre delle stesse cose nello stesso modo non fa che alimentare sempre di più la nostra sofferenza. Parole alimentano altre parole e spesso noi ci rivolgiamo alle persone che abbiamo accanto, ai nostri amici, alle persone care, per raccontare della nostra sofferenza. Ma spesso le persone che ci ascoltano
si sentono impotenti, partecipano alla nostra sofferenza, possono anche, senza volerlo, sminuire, tentare appunto di portarci fuori da quella che è la nostra esperienza, e questo non fa altro che accrescere la nostra frustrazione. Piuttosto potresti rivolgerti, se sei molto in difficoltà, ad un professionista, a qualcuno che abbia le competenze per aiutarti a trovare le tue risorse, i tuoi strumenti per scoprire queste nuove soluzioni per te molto più pratiche e anche molto più efficaci. Ti voglio fornire qualche esercizio per lenire le ferite emotive secondo il modello di Lise-Bourbeau. Per avere indicazioni e informazioni sulle tue ferite o quelle che possono essere le tue ferite e le maschere adottate per proteggerti, ti invito a seguire i miei video e andare a vederli appunto nel mio canale. Quindi, quali sono le ferite emotive che si attivano dallo 0 ai 7 anni circa nel bambino? Queste sono la ferita da rifiuto, la ferita da abbandono, la ferita da umiliazione, la ferita da tradimento e la ferita da ingiustizia. Ti do l'esercizio per il rifiuto, che dà origine alla maschera del fuggitivo, cioè alla persona che quando si trova in difficoltà tenta di fuggire, ma non solo fisicamente, anche con i pensieri. Quando si trova in una situazione che lo fa sentire a disagio, per non riattivare e quindi quella ferita e sentire quindi la propria vulnerabilità, tende a scappare. La prima cosa quindi che ti invito a fare è respirare profondamente per mettere un tempo tra te e la reazione di fuga. Quindi imparare ad osservarsi nella propria dinamica è il primo gesto di consapevolezza che fai nei confronti della tua ferita e di responsabilità quindi della tua risposta a quella che può essere un'antica ferita. Prendo quindi atto di quello che c'è dentro di me, e se non riesco ad evitare la fuga, quello che posso dirmi è che va bene così, e quindi di non scivolare dentro al giudizio, alimentando quello che è il nostro giudice interiore. E questo è il primo passo per poter lenire e prendersi cura della propria ferita da rifiuto. Ora alla ferita da abbandono, che ti ricordo genera la maschera del dipendente, e la maschera del dipendente è la maschera di chi si sente profondamente solo, senza la presenza degli altri, senza il sostegno degli altri, e questo genera come risposta il tentativo di cercare l'attenzione degli altri attraverso un atteggiamento da vittima. E quindi quello che ti invito a fare, se ti sei riconosciuto un po' in questo atteggiamento, in questa ferita, di chiedere aiuto a due persone care, due persone di cui ti fidi, e chiedere a queste due persone dove ti lamenti, in quali ambiti della tua vita di più ti lamenti. Quindi sarà molto difficile per te ascoltare senza sentirsi giudicato o scivolare quindi nel vittimismo, ma se ti riesce, la cosa importante è proprio ascoltare quello che le persone possono rimandarti, perché tu sai quanto sia importante riconoscere questa modalità nella tua vita e decidere di cambiarla e diventare non più vittima di quello che ti accade e degli altri e degli eventi esterni, ma diventare quindi responsabile di ciò che agisci nella tua vita, iniziando ad osservarti in questa modalità, che anche se tu credi che possa portarti l'attenzione delle persone, in realtà non fa altro che allontanarti. Chiaramente non sarà facile all'inizio, perciò come per l'altra ferita, inizi ad osservarti, e questo già crea una distanza tra te e quello che è la tua modalità di risposta agli eventi della vita, dandoti così la possibilità di agire in un modo diverso. Questa ferita da umiliazione dà origine alla maschera del masochista, che ha come atteggiamento quello di accondiscendere ai bisogni degli altri e dimenticarsi i propri bisogni, quindi non ascoltarsi.
Il masochista tende anche a vivere la ferita da umiliazione, quindi si sente spesso nella vergogna quando commette qualcosa che lo fa sembrare un po' impacciato, un po' imbranato. Per uscire da questa vergogna e non sentirla, spesso che cosa fa la persona che ha questo tipo di dinamica? Tende a buttarla a sorridere, quindi un po' a sminuirsi, a prendersi in giro. Quindi quando accade questo, l'invito è proprio ad ascoltarti e ad osservarti e ad evitare di prendere questo tipo di atteggiamento. Chi ha questa ferita e quindi indossa la maschera del masochista si vergogna anche di se stesso, del proprio corpo, del proprio fisico. E il masochista tende anche a essere un po' rotondo, un po' in carne, e quindi questo aumenta la sua sensazione di non essere adeguato, quindi di vergognarsi di se stesso. Se non riesco, mi concedo di essere come sono. E anche in questo esercizio potete accorgervi di quanto sia importante l'accettazione attraverso quella che è l'osservazione e i piccoli passi, quindi non voler modificare tutto subito perché sarebbe impossibile, dal momento che abbiamo impiegato tantissimo tempo per arrivare qui dove siamo oggi, e voler fare le cose troppo velocemente non farebbe altro che acuire la nostra maschera. Se invece accettiamo quello che c'è ora, probabilmente domani ci dirigeremo dove volevamo andare con il nostro giusto ritmo. Veniamo ora alla quarta ferita, che è la ferita da tradimento e che dà origine alla maschera del controllore. Il controllore è fissato con il mantenimento delle promesse. Mantenere le promesse è una bella cosa, ma per il controllore diventa un fatto importantissimo sul quale non transige, e qualsiasi tipo di giustificazione l'altro possa dare non riuscirà mai a perdonare. E quello che fa il controllore in realtà è proprio quello di non perdonare e di tenere il muso, e quindi di ricattare l'altro tenendolo in scacco, aspettandosi che ad un certo punto l'altro riconosca i propri torti e i propri errori per poi potergli dare il proprio perdono. Quindi questo atteggiamento è un atteggiamento che crea tantissima fatica nella persona che lo mantiene, perché deve sempre avere tutto sotto controllo. Quindi cosa potrebbe fare la persona che ha questo tipo di dinamica nella sua vita? Potrebbe ripensare ad un evento passato e uno presente nel quale ha avuto questo tipo di atteggiamento nei confronti di una persona del sesso opposto, perché, come vi ho spiegato negli altri video, ogni ferita si rivolge ad un sesso in particolare. In questo caso la ferita da tradimento si rivolge proprio alla persona del sesso opposto. Quindi potresti decidere di invitare la persona in questione a prendere un caffè e poi iniziare sinceramente a parlarle, dicendole che hai avuto questo tipo di atteggiamento proprio sperando che, tenendole il broncio, potesse questa persona rivedersi e quindi chiedere scusa, e quindi svelare un po' questo bisogno di avere il controllo, proprio perché fa parte di una propria modalità e di un proprio modo di comportarsi che oggi non ha più motivo di esistere. Non è una cosa facile, però potrebbe essere davvero un esercizio molto significativo per chi ha questo tipo di dinamica. Perché mi sono comportato così? Mi sono comportato così perché nel momento in cui tu mi chiedi scusa dopo che io ti ho tenuto il broncio, mi dimostri di amarmi, perché poi di fatto tutte le nostre ferite hanno un grido che si rivolge ad una richiesta d'amore, a un profondo bisogno d'amore, ed è questo che noi facciamo creando queste dinamiche in realtà dolorose. Cerchiamo
così come abbiamo imparato, di ottenere amore nei nostri confronti, amore, attenzione, sostegno. Quando la mia ferita inizierà a guarire, quando io diventerò responsabile di quella che è la mia modalità di protezione, di proteggermi, che oggi non mi serve più, che io potrò dire all'altra persona: io ho avuto questa modalità per ricevere amore da te, e questo mi faceva sentire sicuro. Veniamo alla quinta ferita, la ferita da ingiustizia, che dà origine alla maschera del rigido. La persona che ha e attua questa modalità nella sua vita si sente spesso invidioso degli altri, spesso fa paragoni su ciò che gli altri hanno e lui non ha. Quindi un esercizio significativo è iniziare a dirsi: decido di osservare attentamente le persone che suscitano in me invidia e provo a verificare che tipo di invidia sto provando, perché spesso l'invidia ha due tipi di manifestazioni: c'è un'invidia distruttiva e che quindi non porta a nulla, ma c'è un'invidia in realtà che può dare delle informazioni alla persona che la prova molto utili su ciò che possono che può determinare un desiderio e quindi il suo raggiungimento. Attraverso quell'invidia che io provo, posso chiedermi quindi cos'è che realmente io desidero per me, e quindi mettere in atto quelle strategie che possono aiutarmi a soddisfare i miei bisogni. Ed è questo che dovrebbe fare la persona che soffre di questa ferita, e soprattutto che indossa la maschera del rigido, perché è attraverso il chiedersi se veramente ciò che prova è qualcosa che gli arriva da una vera ingiustizia, o se in realtà è qualcosa che risuona dentro di lui e che può utilizzare per raggiungere ciò che desidera. Succedere che io non riesca subito in questo esercizio e che il mio ego in realtà non voglia assolutamente credere in questa potenzialità della mia invidia, e quindi come per gli altri esercizi, rimanere in ascolto di quello che c'è e prendere quindi una distanza dall'emozione che provo e provare a sperimentare ogni giorno a piccoli passi come questa sensazione così cocente possa cambiare e via via andare a trasformarsi, tanto da poter arrivare a ringraziare l'altro, la persona che ho tanto invidiato, perché è stata per me fonte di grande ispirazione. I piccoli passi per iniziare a prenderci cura delle nostre ferite, per riconoscerle soprattutto, per diventare responsabili di come reagiamo al mondo, come vi dicevo all'inizio. E questa capacità di poter cambiare quindi il nostro modo di vedere deve essere fatta con compassione verso di noi, con quella compassione e quell'amore che va rivolto a questa parte di noi che ancora soffre e che ha bisogno del nostro sostegno. L'errore più grande che commettiamo è quello di pensare che l'altro debba in qualche modo dimostrarci amore attraverso questa aspettativa grandissima che abbiamo del fatto che si prenda cura delle nostre ferite. Ed è da questa profonda consapevolezza che noi possiamo iniziare il nostro cambiamento.